Si chiude la favola della Dalia. La società di Moschiano comunica che non continuerà l'attività sportiva nella prossima stagione e che valuterà la possibilità di cedere il titolo a chi vorrà fare futsal sul territorio. Nel caso in cui non arrivasse alcuna proposta da imprenditori del Valle di Lauro, il presidente Antonio Santaniello valuterà altre soluzioni. In una nota redatta dal club si legge: Abbiamo un campo 40x20 bellissimo che rispecchia gli standard internazionali. Che il sindaco di Moschiano Rossari Addeo e la sua giunta oltre all'amico gestore di Nosepe, ci hanno messo a disposizione che, a spese nostre, abbiamo reso agibile per ottenere l'omologazione per poter disputare il campionato di C1 con conseguente deroga per la Serie B nazionale. Ma purtroppo presenta il problema di non avere tribune, oltre a non esserci servizi igienici per i tifosi. Gli stessi spogliatori per gli arbitri sono stati realizzati da noi successivamente. Da qui nasce lo sconforto di dover interrompere questo splendido percorso dopo aver raggiunto il tetto d'Italia con l'Under 19, sapendo di aver creato qualcosa di eccezionale per la nostra cittadina. La società spera che qualche imprenditore sensibile alle problematiche sportive del territorio si possa fare avanti riuscendo a trovare le adeguate soluzioni di concerto con gli amministratori per permettere la realizzazione di quella tribuna che consentirebbe di portare avanti il progetto.